Salve a tutti e bentornati sul canale. Allora, intanto veloce veloce, ho pensato bene di avere una specie di divisa secondo delle stagioni, così non perdo più di tanto tempo a scervellarmi ogni volta per cosa fare. Quindi, tolto questo, questo video vuole essere un suggerimento, un modo, una cortesia per farvi sapere dove trovare e acquistare materiali per incantesimi o in generale per quello che è il nostro percorso. Perché questo video? Spesso molti si ritrovano a chiedere dove posso trovare gli incensi, dove posso trovare le candele, dove posso trovare quello, quell'altro, ama il vestito, ama la stoffa, ama il sacchettino, insomma, vari problemi più le pietre. Allora, vi do una notizia. In erboristeria, controllate soprattutto che sia un'erboristeria che può vendere l'erba e non soltanto le compresse. Trovate le erbe, o perlomeno la maggior parte delle erbe che vi servono, soprattutto le più classiche, salvia, malva, eccetera, eccetera. Trovate anche delle pietre che costano poco, 2-3 euro massimo. E sono vere, perlomeno nell'erboristeria dove vado io, che più che un'erboristeria è sia erboristeria che negozio esoterico, infatti si chiama Quinto Arcano Herbarium. Cosa succede? Lì trovo un po' di tutto, perché comunque è anche specifico. E nei negozi esoterici delle vostre città, se li avete, li potete trovare. Male che vada, però, appunto, c'è l'erboristeria che comunque vende le pietre, che come ho detto costano poco, con quello che fanno, eccetera. Per riconoscere se una pietra è effettivamente vera, dovreste fare una prova. Ovvero, prendete una pietra finta che sapete essere finta, di plastica, di qualche anellino, di qualcosa, e la tenete in mano. Tenendola in mano vi accorgerete che riscalda subito, cioè sentite subito il calore che lo prende. Al contrario, con una pietra reale, tenendola in mano, sì, sentirete che inizia a riscaldarsi nella mano, però continuerete a sentire molto più a lungo il fresco della pietra. Ciò significa che la pietra è vera, ovviamente è uno dei vari metodi, c'è chi ci riesce mettendolo in controluce, eccetera. Io vi spiego quello che più comunemente uso io e molti comunque altri. Bene, una volta quindi essendovi accertati che le pietre sono vere, potete procedere all'acquisto a secondo di ciò che vi ispira di più. Diffidate dall'associazione delle pietre ai segni zodiacali, perché comunque lo zodiaco è una cosa a parte di per sé, usata soprattutto comunque da quelli che vogliono usare solo una parte, solo la magia. Ne abbiamo già parlato più volte, quindi non vi rispiego il discorso. In ogni caso, appunto, li trovate, ma trovate anche gli incensi in erboristeria. Non vi preoccupate, anche le candele in erboristeria le trovate. Le stoffe, nastri, eccetera, eccetera, li trovate anche, cioè li trovate nelle mercerie o comunque in chi vende questo tipo di tessuti. Il cuoio lo trovate nelle pelletterie. Insomma, non è molto poi difficile, il punto è capire se ci sono vicino a noi e quale conviene di più. Ma ci sono anche, soprattutto, dei negozi online. I negozi online possono andare bene per alcuni tipi di cose, per le pietre no. Nel senso, anche online da una foto puoi avere un feeling con la pietra, ok? Su questo ci siamo, non lo metto in dubbio. Ma non sei lì, non la stai toccando, non la stai vedendo realmente. Questo sempre presupponendo che in buona fede la pietra sia veramente reale come il venditore sta dicendo. Quindi, magari proprio per le pietre cercate di trovare un'erboristeria vicino. Oppure, anche durante le fiere di paese, soprattutto nelle bancarelle degli stand indiani e degli stand africani, le ne trovate molte cose.
anche stesso dai cinesi, i tutto mille cinesi che sono forniti di tutto, da abiti a calze a cose per i capelli a trucchi, ma anche a cofanetti nel caso non vogliate o non riuscite a edificare da voi un cofanetto, potete benissimo trovarlo. Parlando però poi di nuovo dei luoghi online, io come vi ho detto, ad esempio, ho la mia pagina shop, Iside Strega Shop. Lì io pure tratto e vendo un po' la qualunque, non vendo le pietre, però di solito in caso le vado tranquillamente a comprare per chi magari non le trovo, non ha disponibilità, mi dice esattamente quello che vuole o che ritiene voglia da una pietra, io cerco il più possibile di prenderglielo uguale, ma quelle, ripeto, sempre meglio che le prendete voi da soli. Inoltre questi posti esistono perché non tutti hanno la possibilità di fare da sé i propri materiali, anche se comunque non ci vuole poi così tanto, certo c'è da perderci tempo, però. E ovviamente, appunto, nel mio shop potete trovare candele, incensi, che io li faccio secondo di quello che mi viene richiesto. Ovviamente, a fare una candela per una sola persona spenderebbe solo soldi lei e soldi io. E non conviene, però già un pacchetto da 10 e cose da queste si possono fare, poi l'incenso, qualche altra cosa, eccetera. Anche tipo i vestiti per fare determinati rituali o per partecipare a dei sabba, io li creo e li vendo su misura, tutto come vuole la persona, lasciando perdere poi ovviamente anche le rievocazioni storiche e tutto questo. Quindi voglio dire, in giro le cose si trovano. Bisogna solo avere quella pazienza di cercare e di trovare soprattutto quello di fiducia, magari vedere un po' i lavori, vedere se ha qualche video per cercare di conoscere questa persona come spiega, come affronta il suo lavoro e varie cose, insomma. Anche perché a un negozio può fare solo negozio, solo agestistica, io ad esempio faccio sia agestistica sia consulenze. E non mi riferisco solo ai tarocchi, mi riferisco anche al fatto che, come sapete, io insegno e cose varie. Quindi, dove trovare i materiali per fare incantesimi? Io ho fatto praticamente una lista molto lunga di dove poterli trovare. Sta soltanto a voi cercare su Google o su dove volete, tipo c'è un negozio di esoterismo oppure quale erboristeria vende le erbe qui nella mia zona? Detto questo, naturalmente io non ho fatto solo pubblicità per me, ne conosco se per questo molti altri che mi piacciono molto come shop esoterici, solo che non li nomino per un fatto che non mi è stato chiesto di farlo, quindi per privacy io non dico, però appunto ci sono, quindi cercateli, trovate su Facebook, ce n'è tantissimi soprattutto, anche perché comunque si sa ormai con i social, allora uno crea le pagine, eccetera. Quindi i modi ci sono. Detto questo, io vi saluto e spero che finalmente comunque si è arrivati un pochettino di più a capire come funziona il giro, dove si possono acquistare le cose, eccetera. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete dei mi piace e condividetelo. Se volete commentare, bene, se no, non penso che sia necessario. Penso che in questo caso sia più necessario condividerlo per tutte quelle persone che appunto continuano a chiedersi dove posso acquistare questo e dove posso acquistare quest'altro. Detto questo, io vi saluto e come sempre auguro a tutti voi un buon percorso e in questo caso buoni acquisti.